Ecco le tovaglie. Ah, hai cambiato le asciugamani nella stanza degli ospiti? Sì. E i candelabri? Sì. Lo sai del signor Rochester ci vuole tanto. Grace, hai una macchia sul grembiule. Ma stanno arrivando, ma chi sono? Sono gli amici. Quando arrivano, si fermano per 2-3 giorni ed è un continuo festeggiare. E quella chi è? Quella è la signorina Blanche Ingram. Non l'ho mai vista. È l'oca giuliva della contea. Ha messo gli occhi sul signore. Ah, e lui? E lui ha gli occhi praticamente dappertutto. Di avanza. Ma tu non sei una signora. Dov'è Adele? È andata dalla zia. Allora siamo soli. Quasi. Ti ho già detto che ho ingaggiato un'istitutrice. Oddio, esistono ancora? Beh, certo. Fammi indovinare. Abito scuro, colletto di pizzo, capelli raccolti. Si riconoscono da un miglio lontano. Sono fredde, di ghiaccio, pallide e poco attraenti. Jane! Salve. Voglio presentarti un'amica di famiglia. Lei è Blanche Ingram. Salve, Jane. Avevo ragione. È un iceberg. Signorina, di là ci sono i miei bagagli. Può portarli in camera mia. Dentro ci sono un paio di vestiti di seta. Dovrebbe prenderli subito, prima che si sgualciscano. Ma guarda che lei non è una cameriera. Può darle alla signorina Fairfax, Jane. Non si preoccupi, la signorina Fairfax ha già abbastanza cose da fare. Provvederò io. Grazie, Jane. Credo che andremo subito d'accordo. I seem to be the victim of a cruel jest. It dogs my footsteps with the girl I love the best. Beh, che ne dici del mio nuovo parasole, Charlotte? Splendido. E io comunque sono stata a Parigi lo scorso weekend. Con il giornalista freelance delle Figaro. Hai proprio indovinato. Amo gli uomini di cultura. E soprattutto con un bel conto in banca. Suo padre ha appena acquistato una piccola tenuta nello Yorkshire. Che cosa ci fa di una proprietà in un posto così desolato? E visoni! Penso voglio aprire un allevamento di visoni. Accidenti, che idea! Mi ha promesso che il primo campione sarà mio. Alleverai un visone? Ma no, cara, la pelliccia! Ah. Indosserò il primo modello alla festa di Capodanno. Immagina la faccia di Blanche quando mi vedrò! Lo voglio bianco. È lungo, lunghissimo. E costosissimo. Con un collo a scialle lungo più di un metro. Ma il bianco è da mattina. E che importa? Voglio usare! Dopotutto, sarò la fidanzata del proprietario di allevamento di visoni, più grande che si sia mai costruito. Posso permettermi quanti visoni voglio. Potrei indossare il bianco al tè del pomeriggio e un altro ricevimento serale, magari scuro. E se fosse meglio un ampio mantello con la coda? Adesso esageri. Quando si può... A proposito, hai visto Abigail? Come va col medico? Oh, guarda, mi ha detto che è noiosissimo. Non fa che parlare di estetica. Filosofia, storia, psicologia. Se non fosse per il bel partito, accetterebbe di non vederlo più. Io invece mi lascerei conquistare dal profumiere. Ma l'hai visto l'altro giorno? Mentre scaricava quei cartoni che ho ordinato da Parigi? Non ho mai visto dei muscoli simili. È un viso. Infatti, pensa che ho ordinato 25 flaconi del suo opio. 25 flaconi? Ma non ti saranno costati una fortuna? Ti sbagli? Niente affatto. Un regalo del barone. Non mi dire che hai visto quel vecchio sporcaccione. Beh, a dire il vero sto cominciando ad apprezzare le sue qualità. Perché? Ha delle qualità? Certo, fanno tutte rima con denaro.
but her mother came too. Guarda, stanno arrivando. Salve, c'è il signor Rochester? Sì, vado a chiamarlo. Chi devo annunciare? Mr. Matthews e il dottor Taylor. Si accomodi. Il dottor Taylor. Vi ho detto almeno un centinaio di volte che per nessuna ragione dovevate venire a Thornfield. Lo so, ma quello che devo dirvi è molto importante. Sta male. Ho ricevuto questa lettera. Ma è arrivata venerdì. E oggi è domenica. Perché avete aspettato tanto? La sorella di mia moglie ha partorito. E l'ho dovuta accompagnare al villaggio vicino. Io rischio la vita. E voi fate l'ostetrica. Ma non potevo... Bisogna agire subito! È pronto il tè per gli ospiti? Sì, la signora Bull ha preparato una torta al limone. Meglio passa di mandorle. Vado a dirglielo. Un momento! Conosci un sarto di fiducia? Certo, il signor Brown ha confezionato un abito da sposa per la contessina Millie. Mi serve per i tendaggi. Quando mi trasferisco a Thornfield, voglio rinnovare questo posto. Si trasferisce a Thornfield? Sì, appena Adele andrà in collegio. Ma il signor Rochester non mi ha detto niente. Il segreto. Non si preoccupi, le ho già trovato un'altra sistemazione. La famiglia Evans. Come sta? Sempre uguale. Ho parlato con il dottore. Dice che si potrebbe fare. Ma adesso ci sono gli ospiti. Lo so. Non è stato prudente invitarli. Comunque, Blanche sa tutto. È d'accordo? Sì. Ci aiuterà. I piatti di limoges non sono sufficienti. Ha la chiave della dispensa del piano di sopra? Non ti preoccupare, cara. Fra qualche minuto provvederò io. Era che volevo sentirmi utile da quando non c'è Adele. Fai compagnia agli ospiti, Jane. E le conversazioni di società non sono il mio forte. Preferisco ritirarmi nelle mie stanze. Fino a che a Thornfield ci saranno ospiti, è tuo dovere fare gli onori di casa. Dopotutto, hai padronanza meglio di chiunque altra della letteratura e dei testi teatrali. Ma... è quello che desidera il signor Rochester. Quando Adele andrà in collegio, voglio trasferirmi subito in città. Odio le case di campagna. Sono piene di vermiciattoli di ogni tipo. E poi sono lontane dalla vita mondana. Ma da quando frequenti la vita mondana? Beh, ma incominceremo a farlo quando diventerò la signora Rochester. Che bisogno c'è di sposarsi? Sai che odio ufficializzare i legami sentimentali. E la nostra relazione la definiresti uno stupido legame sentimentale? E cosa se no? Una torbida passione amorosa. Beh, se è così. Blanche! Vengo, vengo! Cosa fate tutte solette con questo bel sole? Spettegolavamo sui giovani ricchi che amano le belle donne. Praticamente noi. Che ne direste di andare a fare una bella passeggiata nel bosco? Abbiamo delle belle coperte da leggere sul prato. Letture piccanti e... Letture piccanti? Certo, abbiamo una copia di Madame Chantal. E penso non sia tanto consigliabile leggerlo qui ad alta voce. Avete una copia di Madame Chantal? Certo. Ma è scandaloso. Però penso che ci resteremo qui a sorseggiare un bel tè in compagnia dell'istitutrice. A proposito, l'ho visto nel salotto del primo piano. Beh, e che c'è di male? Leggeva Dickens. Di certo non apprezza il piacere dello scandalo. Mentre voi... Sì. Prendami il parasole, dai!
Preparate immediatamente la stanza. Ma adesso ci sono gli ospiti. Vi ho detto di preparare la stanza. Il medico è qui. Come volete la prossima? Voglio parlarci. No, non è possibile, la paziente è sotto sedativi. Ho detto che voglio parlarci. Fermate il sangue con quel panno, io vado a chiamare il dottor Matthews. E ricordate che tutto quello che avete appena visto non è mai accaduto. Aspettatemi qui. Niente di grave. Taylor è caduto per le scale ed è andato a sbattere contro la porta a vetri. È al piano di sopra. Andiamo a fargli compagnia? No, c'è Jane. Ha bisogno di riposare. Sta perdendo molto sangue. Parlerà? Non lo farà. Allora lo farò io. Non può, signorina Ingram. Ne ho abbastanza di questa storia. Sta perdendo troppo sangue, è svenuto. Prendi sale in cucina nella credenza. Guardate. E se fosse... Non crederete veramente a quella storia? Perché no? Beh, la signora Paul mi ha detto che una volta ha incontrato il fantasma della prima moglie di Rochester. Succede sempre quando si muore in circostanze misteriose. E come è morta? Beh, qualcuno dice di tifo, qualcun altro dice che si è suicidata. Allora il suo spirito vaga ancora in questa casa? Certo, la vedo che si avvicina. Ha un coltello in mano. Ha gli occhi rossi infuocati e si dirige verso di noi. Ah! Non scherzare! Non crederete a queste dicerie. È la verità. Jane l'ha vista di notte. Aveva i capelli lunghi e spettinati e portava un abito consunto. Racconta. Non riuscivo a muovermi. Avevo cosparso il mio letto di una polvere bianca e mi guardavo con gli occhi iniettati di sangue. Che hai visto? Un volto livido, un volto selvaggio. Cos'hai sul braccio? Cos'è? Sembra una bruciatura. È lo stesso simbolo della ceralacca che è su questa lettera. Vediamo. I cerchi concentrici indicano la vita normale, interrotta dal gene della pazzia, rappresentato dalla stella irregolare. È lo stesso tipo di figura che gli Hindu usano per rappresentare l'impuro. E cosa significa? Stregoneria. È stata lei? Una volta sembrava che dormisse. Il signor Rochester le si avvicinò e lei gli si buttò contro. Aveva nascosto nella camicia una forchetta e lo ferì al collo. L'avrebbe ammazzato se non l'avessimo fermata. Allora soffriva di depressione. È possibile che si sia suicidata? E che il suo fantasma sia ritornato qui per mettere a posto qualcosa? Qualcosa che aveva lasciato in sospeso. O per chi ha scoperto qualcosa sul suo matrimonio. Leggete. Caro padre, le 30.000 sterline mi sono state versate senza problemi né condizioni. Non è stato un cattivo affare. La ragazza passa per una bellezza. È bella, eppure c'è qualcosa in lei che mi spaventa. Un matrimonio di interesse. Già,
Rochester non è mai stato innamorato di Antoinette. Finiamola con questa pagliacciata. Dico tutto. Non le conviene. Ricorda quello strano caso di appendicite. Stia zitto. Non sarebbe bello scoprire che la cugina Brenda era incinta e che lei, insieme al dottor Taylor, le ha praticato un aborto facendolo passare per un appendicite? Io la denuncio per calunnia. Potrebbe, ma io il referto medico. Ricorda, allora la signora Paul era la sua infermiera. Avete visto Charlotte? No, non l'abbiamo vista. Allora sarà in salotto. E adesso prepari l'iniezione. Charlotte! Charlotte! Fantasma è qui. Calma, non c'è nessun fantasma. Ma io vi dico che l'ho vista! Perché non dice la verità? Charlotte, non sia ridicola. Ha fatto quell'iniezione, vero? Taylor sta perdendo troppo sangue. Gli ho praticato un antibiotico. Dobbiamo portarlo in ospedale. Ma io l'ho vista! Vogliono ammazzarci! Dobbiamo fuggire! No! Guardate! È lo stesso simbolo della cerealacca! È un segno! Vuole dirci qualcosa? Guardate! Si permette una ragazza! C'è lo stesso simbolo! Andiamo via! Non c'è bisogno di fuggire! Ecco la chiave! Che significa? Ma io vi dico che l'ho vista! Sì, è vero, l'ha vista, ma non ha visto un fantasma. Antoinette è viva. Quest'uomo l'ha segregata nella torre del castello da 10 anni. Blanche, per favore. Il dottor Taylor avrebbe dovuto praticare un'iniezione stamane, ma qualcosa è andato storto. Ne abbiamo sentite tante, ma questa, di gran lunga, le supera tutte. Se non credete alle mie parole, ecco la chiave. Sta mentendo! C'è solo un modo per scoprire la verità. Andiamo. Completato il labirinto di TH3000. La simulazione finirà tra 30 secondi. Appena svegli potete disinserire la vostra tessera magnetica all'interno dell'apposito congegno e avete 2 minuti di tempo per abbandonare il settore TH3. Simulazioni virtuali TH3000. Niente prima era stato così veritiero. Un'esperienza che tutti voi potete fare con lo spettro di cellule pramorfiche, che sono in grado di alterare sensori presenti nel vostro cervello. TH3000 è efficace soltanto nei soggetti perfettamente sani. Ecco perché oggi selezioneremo altri 3 elementi che potranno accedere a questa esperienza multisensoriale, provando emozioni vere come i nostri antenati dell'anno 2000. La simulazione
si sviluppa in un arco temporale brevissimo, 5 millesimi di secondi. Ma il soggetto ha l'impressione di vivere un'esperienza che dura diversi giorni, anche mesi. Dottoressa Kierowicz, chi sono i fortunati che potranno sottoporsi alla simulazione virtuale questa mattina? Dopo un'attenta selezione, abbiamo deciso con il Comitato di Progresso e Scienze Evoluta che il primo soggetto della nostra comunità sarà il numero 123. Nome emotivo Nick, età 135 anni, abilità calcolo matematico. A dimostrazione delle sue abilità ci sarà il test di verifica. Il numero 123 dovrà eseguire all'istante questi calcoli. 1234 meno 345,45. 4567 più 7896. 78.956,5 diviso 2345,5. E per concludere dovrà sommare i risultati in 10 secondi. 123, qual è il risultato? 13.385,21. Esatto! E adesso passiamo al secondo individuo. Può raggiungerci il numero 678. Nome emotivo Mary, età 98 anni, abilità lettura veloce. Anche per il numero 678 ci sarà il test di verifica. Il numero 678 dovrà leggere questo libro in un minuto di tempo. E dovrà rispondere alla seguente domanda di filosofia. La follia è il grado più alto dell'intelletto? Il segreto della nostra mente è sconosciuto dalla maggioranza degli individui. Esatto! E adesso l'ultimo dei nostri fortunati. La scelta non è stata per niente facile, perché i test di compatibilità con il prodotto hanno segnalato più individui idonei. Ma poi il dottor Carlster ha optato per il numero 890! Nome emotivo John, età 200 anni, abilità leggere il futuro. I risultati dello studio. Il numero 890 si è laureato in psicologia nucleare, è professore di psicologia bioenergetica. E grazie a un microchip posizionato al lato destro dell'emisfero del cervello, l'890 è in grado di leggere nel futuro e di evitare gli eventi negativi nella vostra esistenza, percependo il vostro stato di stress quotidiano attraverso il livello di adrenalina presente nel vostro organismo. L'890 è in grado di predire il vostro futuro guardandovi solamente negli occhi. Quali sono stati i vantaggi della psicologia bioenergetica? Negli ultimi 3 mesi questa metodologia ha favorito il successo professionale di 567 individui e ha cresciuto del 36,89% la produttività degli stessi. Ed è per questo che siamo onorati di consegnare la simulazione virtuale TH3000 a questi elementi a riprova del loro impegno e a compenso dei risultati raggiunti.
la nuova frontiera delle simulazioni virtuali. La simulazione virtuale che ti permette di viaggiare con la tua mente. Scegli la tua realtà parallela